abbiamo dei tagli addizionali, cioè quelle note molto sopra il pentagramma o sotto, sia in chiave di Sol che in chiave di Fa. Eccole! Attenzione, attenzione! La distanza tra un suono, ad esempio Do, e l'altro Do si chiama ottava, perché sono otto suoni tra queste due note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, fino ad adesso noi sappiamo scrivere un'ottava con la destra e un'ottava con la sinistra, iniziando dal suono Do 1. Se non vi ricordate come si scrivono le note in chiave di Sol e in chiave di Fa, vi lascio il link nella descrizione sotto. Attenzione! Questo è il Do centrale, quello tagliato sotto il pentagramma in chiave di Sol e sempre tagliato però sopra il pentagramma in chiave di Fa, però è lo stesso tasto. In conclusione, noi sappiamo scrivere 15 note, da questo Do in chiave di Fa fino al Do centrale e dal Do centrale fino al Do 2. Potete contare se volete, però il pianoforte ne ha tantissimi altri tasti, sia in su che in giù. Questi come si scriveranno? Avete indovinato? Andiamo in su o in giù sul pentagramma seguendo il modello tagliata, non tagliata, tagliata, non tagliata, tagliata, non tagliata, tagliata, non tagliata. Per adesso ci concentriamo sul pentagramma in chiave di Sol. Noi abbiamo imparato a scrivere le note fino al Do 2. Ok, immaginiamo questo pentagramma di 5 linee come se fosse un palazzo di 5 piani. E noi siamo arrivati sopra il terzo piano con questo Do 2. Però possiamo andare ancora più su. Ad esempio, al quarto piano troviamo la nota Re 2. Andando in su troviamo la nota Mi 2 sopra il quarto piano. Il Fa 2 sarà al quinto piano. Poi il Sol 2 sopra il quinto piano. Però che facciamo se vogliamo andare ancora più su? Ad esempio al La 2. Che credete? L'ingegnere costruttore ha pensato di fare un altro piano sopra il quinto, cioè il sesto piano, per mettere piante ad esempio. Il nostro sesto piano si fa aggiungendo una lineetta sopra il pentagramma. La 2. Per il Si 2 andiamo sopra il sesto piano. Wow, siamo arrivati al Do 3. Questa volta l'ingegnere ha pensato di costruire un piano per uccellini, ad esempio. E mettiamo un altro taglio addizionale. Quindi il Do 3 si trova al settimo piano, 5 del pentagramma e 2 tagli addizionali. Però che succede se vogliamo scendere dal Do centrale in chiave di Sol? Seguendo lo stesso modello, se il Do è tagliato, il Si dovrebbe essere non tagliato. Quindi per il Si mettiamo quel taglio che l'abbiamo usato per il Do e mettiamo la nota sotto la lineetta. Si. Per scendere ancora dobbiamo fare un altro piano sottoterra. Eccolo. Il La. Possiamo scendere ancora al Sol, ad esempio, non tagliato. O anche al Fa, con 3 linee sotto il pentagramma. Però non è che diventa un po' difficile con tanti tagli addizionali sotto il pentagramma? Per questo esiste la chiave di Fa. Per sostituire tutti questi tagli addizionali, che difficilmente si potranno leggere, con il pentagramma in chiave di Fa. Lo stesso vale anche in chiave di Fa. Per andare in su aggiungiamo dei tagli sopra il pentagramma e per andare in giù
aggiungiamo dei tagli sotto il pentagramma. Ad esempio, noi sappiamo che il Do centrale in chiave di Fa è sopra il pentagramma tagliato. Però per andare al Re dobbiamo scrivere sopra il taglio del Do. Per andare al Mi dobbiamo aggiungere un taglio. Noi sappiamo scrivere in chiave di Fa fino al Do, però possiamo scendere ancora. Si tagliato dalla seconda linea, La sotto la seconda linea, Sol tagliato dalla prima linea, Fa sotto la prima linea. Per il Mi dobbiamo aggiungere un taglio. Sotto quel taglio sarà il Re e aggiungere un altro taglio addizionale per il Do. Svegliatevi! Facciamo un riassunto. Adesso scriviamo tutte le note che abbiamo imparato. In chiave di Sol in su, in chiave di basso in giù. Scriviamo e suoniamo le note dal Do 1 fino al Do 3 in chiave di Sol, poi scendiamo in chiave di basso. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 3. Adesso in chiave di basso. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re e Do. Compito! Vediamo chi riconosce le note dell'esercizio. Buon lavoro!